Presidente Alberto Crocioni, questa mattina la maceratese si è presentata alla stampa e all'amministrazione comunale. La vicinanza e l'amministrazione l'abbiamo potuta sentire quest'oggi. C'è stata anche una grande collaborazione nei lavori che hanno portato alla realizzazione dello stadio, che sarà un vero gioiello per la città. E dunque si parte con questa nuova stagione. Quali sono le sue sensazioni? Allora, salve a tutti. Sensazioni sono positive, l'ho detto pure l'altra sera in piazza, l'ho ribadito adesso, sono positive. Poi sappiamo tutti che comunque il campo è un'altra cosa, comunque siamo tutti fiduciosi, hanno costruito un bel gruppo, ho visto c'è un attaccamento alla maglia importante, quindi questo bisogna che dobbiamo, appena cominciamo bisogna buttarlo dentro. Abbiamo cominciato bene in Coppa e sono stato molto contento, molto felice di come ha giocato tutto quanto, ecco. Speriamo di poter ritornare presto all'Elvia Regina, appena possibile, io spero entro il mese, entro il 29 sarebbe. Quindi ci aspettiamo anche che tanti tifosi, no, vengano allo stadio. I tifosi sono importantissimi, cioè la cosa che comunque ci dà una spinta, anche loro l'hanno riparito, questi ragazzi, che la curva, tutti i tifosi, è importante. Importante tanto, perché tanto quando c'è uno che sta allo stadio, che c'è tanti tifosi, ti dà quella sensazione veramente di calcio importante. Quindi io spero che vengano più possibile, dobbiamo farli innamorare noi, loro che vanno in campo con i risultati, e sono sicuro che non mancheranno. Ecco Presidente, la squadra è completa, ci regalerà qualche ultimo colpo? A questo bisogna chiedere a DS, a De Cesare, perché ogni tanto quando lo sento mi viene subito ecco, che gli manca. Comunque io ho cercato di accontentarlo dall'inizio fino alla fine, nel possibile, quello che si può fare, la società con me sponsor, quindi speriamo, adesso vediamo, comunque partiamo e poi dopo sarà loro a decidere. Benissimo, allora domenica tutti a Urbania. Sì, grazie, è tutta Urbania, forza data. L'assessore allo sport Riccardo Sacchi, questa mattina incontro fra l'amministrazione e la maceratese per dare il via a questa nuova stagione. Sarà insomma un'annata importante da giocare in uno stadio rinnovato, insomma c'è tutte le condizioni per fare bene. Sì, oggi è stata l'occasione, diciamo, istituzionale di presentazione della squadra alla stampa nel cortile del Palazzo Comunale, Palazzo Conventati, perché l'amministrazione con questo gesto vuole stare a comunicare, a significare la vicinanza appunto della città ai colori, al sodalizio bianco-rosso. In città c'è una grandissima fame di calcio, grande fame di calcio, che noi confidiamo, e i presupposti ci sono tutti, perché la società ha saputo riorganizzarsi, prevedere figura del direttore generale, direttore sportivo, un nuovo allenatore, i rinforzi nei reparti giusti, è una società insomma che ha saputo anche ripensarsi e riorganizzarsi, ci sono tutti i presupposti per, diciamo, sfamare e soddisfare questa fame di calcio sacrosanta e direi anche bellissima da parte dei tanti appassionati e tifosi biancorossi. L'amministrazione, ci tengo a ribadirlo, ha fatto pienamente la propria parte, perché abbiamo stanziato, grazie al PNRR, 4 milioni e 400 mila euro per la profonda riqualificazione dell'impianto Elvia Regina Pino Brizzi. Dobbiamo cominciare ad abituarci a chiamarlo così, perché è così che l'amministrazione e la città hanno voluto 8 mesi fa. Lo stadio della città, e direi il più importante impianto della provincia di Macerata, è uno dei fiori all'occhiello dopo che saranno terminati i lavori della regione. Dobbiamo cominciare ad avere familiarità con questo nome, Stadio Comunale Elvia Regina Pino Brizzi, perché aver dedicato lo stadio appunto a Pino Brizzi è stato un gesto, a mio avviso, sposato da tutta la maggioranza e anche da parte dell'opposizione, un gesto simbolico importantissimo, perché attribuire il nome del calciatore più rappresentativo nei tanti decenni della storia calcistica maceratese a Pino Brizzi, che è l'unico maceratese ad aver vinto uno scudetto, nel suo caso con la Fiorentina, a mio avviso era una cosa dovuta, ma anche di una profondità, di un significato meraviglioso per lo sport, ma anche e soprattutto per le tante doti umane riconosciute da tutti a Pino Brizzi e alla sua famiglia. Concludendo, la politica ha fatto la sua parte, i lavori sono già in corso e il cronoprogramma
mi dicono che sta essendo rispettato, tanto è vero che il manto erboso, che è stata la prima cosa a essere realizzata per una questione anche di logica degli interventi e di cronoprogramma sistematico e logico. Tra l'altro ci tengo a dire che avremo un manto erboso all'avanguardia, ibrido, cioè di erba ma con una base sintetica che aumenterà le prestazioni e consentirà una più facile e più economica manutenzione. Addirittura è stato installato dallo stesso staff, dallo stesso team che ha installato tra gli altri il manto del Bernabeu di Madrid, del Santiago Bernabeu e anche dell'Allianz Arena, per citarne soltanto alcuni. Questo vuol dire che l'amministrazione, la politica ha fatto tutta la sua parte. Oggi stiamo a significare che siamo vicini ai tifosi, alla passione biancorossa e allo staff e alla squadra della Maceratese. A questo punto i presupposti ci sono tutti, non diciamo nulla per scaramanzia, per superstizione e per serietà, ma i presupposti ci sono tutti per un anno che speriamo tolga tante soddisfazioni appunto alla squadra, allo staff, alla presidenza, ai tanti tifosi, e riporti i colori biancorossi alla Maceratese dove a livello a cui compete appunto la gloria della storia appunto della Maceratese.